Ho detto in un mio vecchio video che anche il film più superficiale ha una sua dignità e può essere amato. Poi c'è Your Name. E non dico che non sia bello per fare l'alternativo, se mi seguite lo sapete che sono il primo ad adorare film di successo così come quelli sconosciuti. Allora. Your Name è un film di Makoto Shinkai, il regista di 5 cm per secondo. Di che parla 5 cm per secondo? Beh, parla di due ragazzini adolescenti che vivono in una vita di scuola-lavoro, in grande città o in aperta campagna, e si innamorano l'uno dell'altra, ma a causa di un problema non possono stare insieme finché non arriva il colpo di scena inaspettato. Il giardino delle parole? Due ragazzine adolescenti che vivono una vita di scuola-lavoro in grande città o in aperta campagna, si innamorano l'uno dell'altra, ma a causa di un problema non possono stare insieme finché non arriva un colpo di scena inaspettato. Viaggio verso Agartha? Due ragazzine adolescenti che vivono una vita di scuola-lavoro in grande città o in aperta campagna e si innamorano l'uno dell'altra, ma a causa di un problema non possono stare insieme finché non arriva un colpo di scena inaspettato. Oltre le nuvole, il luogo promessoci? Due ragazzine adolescenti che vivono in una vita di scuola e lavoro in aperta campagna si innamorano l'uno dell'altra, ma a causa di un problema non possono stare insieme finché non arriva un colpo di scena finale? Your Name! Due ragazzini adolescenti che vivono una vita di scuola e lavoro in grande città in aperte campagne si innamorano l'uno dell'altra, ma a causa di un problema non possono stare insieme finché non arriva un colpo di scena inaspettato! Eh sì, ma questa trama è innovativa. Sai, loro si scambiano i corpi, ma che originale! Proprio come Big, moglie e marito, quel pazzo venerdì, aiuto sono mia sorella, boy girl, questione di sesso, tale padre tale figlio, hot chick, viceversa due vite scambiate, cambio vita nei panni di una bionda, shaggy dog, maxi, ranma mezzo, un piccolo sogno, virtual sexuality, papà diventa mamma, ho sposato un fantasma, e teen again, da grande, 30 anni in un secondo nella sua pelle, senza nominare i remake e i sequel di questi film. Certo. È permesso fare un film che riprende sempre lo stesso schema, non è che sia un difetto, però poi non ditemi che Your Name è originale, perché non lo è. Ma il punto forte di Your Name è la grafica. Ah, davvero? Non mi pare, visto che non viene utilizzata. Ognuno ha a disposizione dei mezzi specifici e deve usare quello che ha. Beh, in Heidi avevamo un budget così basso che non potevano permettersi neanche il labiale, ma Takahata ha semplicemente evitato di raccontare una storia dove il labiale fosse importante o venissero inquadrate le labbra per tutto il tempo, semplice. La trama di Heidi ha bisogno di sensazioni, come il buon cibo, riaperta contro regole ferree, via riviziata. La trama si basa sul rapporto fra le ambientazioni. Ebbene, tutti i soldi sono lì, in cibo, ambientazioni, cose del genere. Your Name? Bene, Makoto Shinkai è bravissimo, sa creare cibi appetitosi, sa farti sentire la matericità di ogni oggetto e che fa? Una trama dove tutto quello che sa far bene non c'è. Al contrario, costruisce una trama sul rapporto fra le persone, ok? Peccato che non sia in grado di costruire dei personaggi. Cioè, provate a prendere un personaggio qualsiasi, per esempio Ponyo, ok? Descrivetela con 10 aggettivi diversi. Ponyo, testarda, fiduciosa, curiosa, allegra, resiliente, energica, egoista, sensibile, infantile, impulsiva. Proviamo con Mitsuya, che è la protagonista, che dunque è esuberante in una scena. E poi, cioè diamine, faccio fatica ad arrivare a 2! Miyazaki sa costruire un personaggio con pregi e dei difetti, Shinkai no. Non c'è un solo personaggio che possiamo descrivere con 10 aggettivi. Dove sono le personalità? Diamine, stai facendo un film che parla di due persone e a fine film non sappiamo ancora descriverle. Sono tutti anonimi, vaghi. Oppure sono come la sorellina, che per fare una gag ha una personalità. E poi quella personalità sparisce in tutte le altre scene. Coerenza, tesoro! Troppo gay? Oh, ok. Coerenza, dio bestia! Ma non devi essere così cattivo, non vuole mica essere Miyazaki. Ah, davvero? Allora dovresti dirlo a chi scrive sul retro dei DVD, visto che c'è scritto che Makoto Shinkai è il nuovo Miyazaki. Mi starebbe bene se qualcuno dicesse, ok, questo film mi piace. Ma invece no. C'è stata una petizione per farlo partecipare agli Oscar. Ovviamente non ha partecipato, ma assolutamente no. Ma ne parlano non come un film fatto bene, che già sarebbe una bugia, ma comunque, ok, posso capire che siano opinioni, ma come il miglior film mai fatto nella storia del cinema d'animazione, scherziamo? Allora. Partiamo dagli errori un po' più pratici e semplici da spiegare. Sei una ragazza che si ritrova nel corpo di un altro ragazzo. Magari il primo giorno non ci fai caso, ma seriamente per 2 mesi non noti mai che la data è sbagliata?
l'ha data sul cellulare. Ok, magari quella può sfuggire, sai, no? Dai per scontato che sia il tuo stesso anno, non fai caso che c'è scritto 2016 al posto di 2013. Capita. Ma lei è andata a scuola. Siamo nel 2016 e non noti film, serie TV con sequel che non conosci? Non apri mai una volta Instagram? Ce l'ha installato sul cellulare? Lo usa? Ce l'ha! E non apri mai una volta Instagram? Cioè, anzi! Non ha cercato nemmeno il suo profilo, o chiamarsi al cellulare l'un l'altro anziché scrivere sul diario l'uno dell'altro. Sarebbe bastato ambientare questa storia negli anni 90, sarebbe stato credibile, ma siamo nel 2016. Nessuno qui usa YouTube. Nessuno nota una differenza di 3 anni. Invenzioni nuove, co cose nuove, la gente che parla di un presidente degli Stati Uniti diverso, nuove applicazioni. E passano il tempo ad appuntarsi date per prendere addirittura appuntamenti senza notare la data? Vi ricordo che nella stessa data loro si ritrovavano a passare da un lunedì a una domenica, da un venerdì a un sabato, come fate a non accorgervene? E in TV sembra che parlino solo della cometa. Il ragazzo sente parlare della cometa, ok, ha senso. Taki non può fare caso al fatto che si parli dell'anniversario e dell'evento o altro del genere. Se da una volta parlano dell'evento, una volta dell'anniversario, non se ne accorge. Basta che non ascolti con attenzione la TV, è ovvio che gli sfugga. Ma Mitsua? Lei sente parlare in TV del paesino in cui vive e del fatto che 3 anni prima siano morti tutti e non se ne accorge? Seriamente non noti che parlano del tuo villaggio in TV? Seriamente non vi siete chiamati una sola volta fino a quel giorno in cui ormai era troppo tardi? Seriamente quando lei va a Tokyo dopo 2 mesi che vive la vita del ragazzo con la sua scuola, casa sua, il suo lavoro, non lo va a cercare in nessuno di quei posti che conosce? Ma passiamo a Taki. Quando la ragazza sparisce, lui cerca su internet ma non la trova. Improbabile, ma non impossibile. Sappiamo che avesse un profilo, ma può capitare di non trovare qualcuno, soprattutto se il profilo è di un defunto. Chissà quanti omonimi c'erano, magari lei non aveva nemmeno la sua faccia come foto di profilo, usava un nome falso, ok? Mi sta bene. Ma seriamente, lui per settimane su Google e sui libri cerca le montagne di Hida, perché ricorda che lei vivesse lì e non nota un paesino devastato da una disgrazia mondiale? Taki ha visto la cometa 3 anni prima, se ne è appassionato dopo aver cercato informazioni sulla cometa 3 anni prima e dopo aver cercato informazioni sulle montagne 3 anni dopo. Non una sola volta ha mai sentito nominare un disastro epocale come una cometa che si schianta in quelle stesse montagne che lui sta cercando da mesi. Cioè, tu cerchi un paesino sulle montagne Hida e non senti mai nominare quello su cui si è schiantata una cometa? E tutti i suoi amici lo sanno tranne lui? E a nessuno è mai venuto in mente di nominarlo? Mi prendete per il culo? Ma sembra che il regista lo faccia apposta. Taki va a vedere una fottutissima mostra fotografica sul paesino di merda distrutto dalla cometa. Come diamine giustifichi che non se ne sia accorto? Ma ci sono errori su più livelli. Quando Taki raggiunge i monti Hida, afferma più volte che ci troviamo nel mese di novembre. Avete presente il mese di novembre? Il Giappone è molto simile all'Italia, ha un clima che è quasi identico, non siamo in Egitto. E sono abbastanza sicuro del fatto che 3 settimane prima che inizi a nevicare non ci siano foglie verdi sull'albero. Non ci dovrebbero essere affatto foglie sugli alberi. Dovrebbero essere già secche, ingiallite e cadute. Oh, ma appaiono un paio di foglie rossastre. Ok, ma il resto della foresta ha deciso che è agosto, evidentemente. A novembre la pioggia continua. Dura anche una giornata ed è fine, è costante. Ma evidentemente Makoto Shinkai non lo sa. E a novembre ci sono tuoni, fulmini, un forte temporale estivo che si sta come a Ferragosto sugli alberi e le foglie. Lui crea vapore e condensa respirando, indossa una giacca, ma l'erba è fottutamente verde. Che poi, lui parte per salire sulla montagna la mattina. Pranza a metà strada in una grotta e arriva in cima che ormai è sera. E anche quando Mitsua sale con la sorella e la nonna, partono la mattina presto, tanto è vero che lei crede di andare a scuola, salgono e impiegano tipo 12 ore ad arrivare in cima. Partono a colazione e quando arrivano in cima c'è il tramonto, diamine! Ma quando c'è un'emergenza, Mitsua sale sulla montagna in pochi minuti. Cioè, ok, ha una bicicletta? Va bene. Ma seriamente ha fatto una strada che a piedi dura una giornata in meno di mezz'ora? Che poi perde la bici a metà strada.
Capirei impiegare 4 ore al posto di 8, ma pochi minuti? Sale sulla montagna al tramonto, arriva in cima al tramonto e scende al crepuscolo? Seriamente? In cima alla montagna si trova il tempio di Miyamizu che porta all'aldilà e qui, come dice la nonna, c'è un ruscello. Oltre il ruscello siamo nel Kakuryo, ovvero un altro mondo. Oltre il ruscello lo devono attraversare per essere dentro. Ma sai, la magia avviene anche un pochino più in là perché c'è un panorama più bello. E quindi fanculo le regole della nonna. Ora l'altro mondo è ovunque lo desideri. Ma indovinate perché questo video dura così tanto? Il giardino delle parole, ristorante stellato in centro Tokyo. Evidentemente Makoto Shinkai non è mai stato in un ristorante. Carino il gesto di cucire lo strappo, vero? Peccato che quella sia la divisa di un ristorante. La regola è che non puoi modificare la divisa, perché altrimenti non è una divisa. Non puoi andare in giro con Heidi sul culo. Sei la capocameriera, vieni licenziata per una cosa del genere. Ti inginocchi in mezzo alla sala e harakiri subito, disonore. Non puoi presentarti al lavoro con le mucche sul culo. Stai indossando una divisa per un motivo. Lui è sulla montagna. Lei sparisce e, guarda caso, lui si dimentica di lei. Triste, drammatico, ha senso. Dopotutto funziona come un sogno che dimentichi al risveglio. Ma loro si sono scambiati informazioni sul cellulare. Ah, ok, spariscono. Strano che spariscano proprio quando lui cerca e non, tipo, in qualsiasi altro momento della loro vita. Ma ok, ci può anche stare. Ma non si erano scritti anche delle cose sulla carta? Non si facevano i compiti l'uno dell'altro? Lui non aveva fatto dei disegni del paesino e non si era segnato tutto quello che riguardava la ragazza e la cometa? Non si erano segnati sulla carta? Sono spariti nel nulla? Ma quando lui torna a casa ci sono ancora? E poi lui non indossa il nastro di Mitsua? Possibile che lei, vivendo nel corpo di lui, non abbia notato un suo oggetto privato che lei stessa ha intrecciato e che si trova nella casa di uno sconosciuto? Per mesi? Ma questo film gode anche di molti bei cliché. La coppia di amici che hanno la puzza sotto il naso ma che in realtà si vogliono bene. E odiano essere paragonate a una coppia, anche se in realtà lo sono. L'altra coppia di amici che non è una coppia ma è una coppia. I genitori morti perché tutti devono avere una backstory drammatica. E che c'è di meglio di un genitore morto per ogni protagonista? Oh, giusto, ma diamogli un carattere che non è quello di un orfano e rendiamo questo particolare inutile per la trama o per la personalità dei personaggi. E rendiamo la backstory una barzelletta. Un padre assente che pensa alla carriera originale. I ragazzi che magicamente diventano hacker quando ce n'è bisogno. Innovativo. Il montaggio musicale per far passare il tempo. Non uno, non due, ma continuamente montagne musicali per tutto il film. Sì, ditemi ancora che questa trama è originale e che il film è originale e che non avete mai visto un film con quel. La gag del ragazzo nel corpo di ragazza che si palpa le tette perché l'imbarazzo fa ridere. Oh, capo comico! Quindi rifacciamolo ancora. E ancora. E ancora. E ancora. Sempre la stessa gag. Non fa ridere. È inquietante. La ragazza che piangendo urla il suo sogno. Ma 5 secondi prima era tranquilla. Come diamine ha fatto a mettersi a piangere? Questo è un errore grave chiamato reazione non giustificata. Non ha senso che lei gridi piangendo per una cosa che nel film non la fa stare così male e che tra l'altro non viene più nominata per il resto del film, nemmeno nel finale. Questa reazione è esagerata. Ma tutto in questo film è esagerato. Le emozioni dei personaggi che però non hanno personalità, la qualità della grafica e delle animazioni che alla fine sono fatte a computer, tutto per impressionare il pubblico che vuole solo vedere un'esaltazione di ogni cosa. Questo film non porta rispetto al suo pubblico. Portare rispetto al pubblico significa, per esempio, controllare le fughe di informazioni. Non puoi mettermi una ragazza che dopo una vita in quella città decide di elencare i negozi e i servizi ai suoi amici per spiegare in modo didascalico che in quel paesino non c'è nulla. Perché il motivo per cui fai una cosa del genere è che pensi che il tuo pubblico sia troppo stupido per capirlo da solo. Così come quando i due amici descrivono l'uno all'altro la preparazione del sakè. Seriamente? La conoscete entrambi e ve la state descrivendo a vicenda? Il Giappone ha una cultura dell'immagine fluttuante e del raccontare le storie in modo poetico e simbolico piuttosto che realistico. Peccato che questo film funzioni in modo realistico e che abbia una regia accademica e hollywoodiana.
Quindi con precisione vuoi essere realistico o poetico? Deciditi! Poi questo film inizia a parlare di cose e poi se ne dimentica. E così le lascia in sospeso. Si potrebbe anche fare se non fosse che non c'è nessun argomento di cui questo film effettivamente parla. I fili intrecciati, lo scorrere del tempo, il magico dono degli dèi e tutto il discorso della nonna è affascinante. Ma è l'inizio di un discorso, non basta dirmi che i fili si intrecciano e le persone si incontrano, ok? Le vite delle persone influenzano le vite degli altri, ok? Va bene. E quindi? E quindi è un discorso che nessuno nominerà più per il resto del film. Ma che serve per il discorso finale della nonna, dove rivela alla nipote che lei sa che si sta scambiando di corpo con un ragazzo? Ok, è bello, la nonna sa tutto. E perché non ha fatto nulla? Falle delle domande, non lo so, date un senso a questa scena, in modo che il fatto che la nonna da giovane abbia avuto un'esperienza simile trovi un nesso con il film che sto guardando. Altrimenti a che mi serve saperlo? Non influenza la trama, non aggiunge informazioni sui protagonisti, non ha un significato, altro, una morale, non ha niente. È uno spunto di riflessione, però poi non è niente. Tutto questo è fatto letteralmente a caso. Come l'insegnante parla del significato di determinate parole antiche. E ci viene raccontata la storia di Mayugoro, un incendio che ha bruciato tutti i libri del paese, e da allora tutti portano avanti le tradizioni di cui nessuno conosce il significato. Ok, interessante, un ottimo spunto di riflessione effettivamente, forse il migliore del film. Ci viene dato e poi basta, fine. Nessuno ne parla più, non viene approfondito e una scena che poteva avere un senso improvvisamente diventa una scena a caso. A che servono tutte queste riflessioni? Sakae, fili intrecciati, Mosubi, Mayugoro, così? Per giocare a far finta che questo film abbia un significato? Ebbene, questo è di nuovo non portare al rispetto verso lo spettatore e parlare di tutto senza mai parlare di nulla, cioè discorsi vuoti, inconclusionati. Ma li dimentichi perché il film, per fortuna, parla di tutt'altro e lo fa subito. Però così sembra non esserci spazio per loro. Poi c'è anche chi dice che questo film parla di sessualità. Ah sì? Dove? Cioè, inizia a parlare di scambi dei corpi, ma non lo approfondisce. Resta sempre così, sulla superficie, senza mai affrontare una sola volta la questione dello scambio dei sessi, se non per fare un paio di battute. Ho letto una recensione che diceva: risvegliarsi in un corpo non tuo è un ottimo modo per rappresentare la pubertà. Verissimo, assolutamente vero. Ma è uno spunto. Dov'è il discorso? Tesi, antitesi, dimostrazioni, affermazioni, non c'è nulla. Non sono argomenti trattati, ma argomenti sfiorati e poi ignorati. Di che parla questo film? Di tradizioni o di desideri? Di sogni, di memoria? Di nomi? Di politica? Identità? Sessualità? Morte? Sfiora tutti gli argomenti che possono interessare a un adolescente, ma non parla di nessuno di questi. E così anche 500 persone muoiono a caso. C'è chi ha trovato questa scena triste, ma non lo è affatto. Allora, in questi casi si tratta di regia fatta male. Prendete per esempio Bambi. Muore un cervo. Puoi raccontarlo come si farebbe in un film sui cacciatori, che felici di averlo finalmente preso, vedono il cervo accasciarsi ed esultano con musica trionfale. Oppure puoi farlo come la vede Bambi. Neve. Solitudine. La mamma che dice corri. I due cervi che corrono, la mamma segue Bambi, il rumore dello sparo tuona nella foresta, Bambi non ha capito, continua a correre, silenzio. Bambi capisce di essere solo, inizia a chiamare la mamma, voce debole, eco, un bimbo che chiama la sua mamma e tu come spettatore sai che è morta, ma Bambi ancora non lo sa e quindi la cerca, ma facendolo rischia di attirare l'attenzione del cacciatore. Questa è una scena straziante. Non è servito uccidere 500 persone, bastava una giusta regia. Ma Your Name fa piangere perché muoiono un sacco di persone in un modo orribile e poi è un bel colpo di scena. No, 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 è un colpo di scena fatto a caso in una storia in cui non era necessario, né in tema con l'atmosfera. La regia era quella di un telegiornale. Ok, è brutto, lo sappiamo che è brutto che muoiono 500 persone. Ovviamente è una notizia terribile, ma dov'è il dolore nel film? Dov'è la devastazione? Che differenza c'è fra quella scena e qualsiasi altra americanata con i grattacieli distrutti, morte ovunque solo per poi puntare la cinepresa sui muscoli sudati di Dwayne Johnson? Non è profondo, è solo pensato per sembrare enorme. È esagerato.
perché Makoto Shinkai è rappresentante di questa esagerazione a caso. Sembra che il valore di un film dipenda da quanto è grave quello che succede, piuttosto che dal farlo bene, effettivamente. Ma gli errori paiono non finire mai. Taki parla al padre di Matsua, ma si comporta come se fosse il suo stesso padre e si fa zittire come se non fosse uno sconosciuto. Cioè, non avete nessun rapporto! Makoto, te ne sei dimenticato? Mitsuha non si è mai comportato come una ragazza abbandonata a se stessa o che deve badare a suo nonno e una sorella, ma ha un carattere tipico di chi ha due genitori vivi. Quantomeno il padre le mette soggezione. Ma perché dovrebbe succedere anche a Taki? Quando Taki sta per picchiare il padre di Mitsuha, questo, anziché dire «Oh figlia mia, ma che cazzo stai facendo, mi picchi?», lui semplicemente capisce che quella non è Mitsuha, ma Taki. Come diamine ha fatto? Quale essere umano sulla Terra capirebbe mai una cosa del genere? Tua figlia ti sta per tirare un pugno e il tuo primo pensiero è «Oh, avrà di sicuro fatto uno scambio magico di corpi». Ma sul serio, Makoto? Uscire da una scena del genere è difficile. Ci sono molte dinamiche in corso e forse è la scena più difficile da gestire in assoluto. Il padre ha il potere di cambiare la trama, ma non vuole perché non crede alla figlia. Intuisce però che qualcosa non va. E che cosa può rispondere Taki alla domanda «Ma tu chi sei?» E il padre come reagirà a questa risposta? Taki può dire la verità, può ribadire l'urgenza dell'evacuazione, può scappare, insomma è una scena molto tesa. Qualsiasi azione avrà reazioni, bisogna gestire personalità, ideali in una scena alla roulette russa. E invece quell'idiota di Makoto taglia e passa una scena in cui è tutto magicamente risolto. Come diamine si è risolta quella situazione? Non lo sapremo mai. Anzi, il padre si comporterà come se non fosse mai accaduto. Temo che sia troppo comodo uscire da una scena così complicata semplicemente tagliando a quella successiva. Ma parliamo di come Taki intuisca magicamente che deve salire al tempio. Oltre al fatto che impiega pochi minuti anziché una giornata, Taki seriamente abbandona alla morte centinaia di persone perché deve un attimo seguire una, signore e signori, sensazione? Che razza di persona scappa da una situazione del genere per una sensazione? Poi la ragazza si risveglia nel corpo di lui, ma in due secondi realizza una cosa che non può nemmeno lontanamente immaginare. Come diamine fa a sapere che la cometa si è schiantata sul paese? Non le è mai stato detto! Lei non lo può sapere! Eppure appena vede la città non pensa, un sogno, non fa qualcosa, intuisce magicamente tutto. Che poi lei si risveglia nel corpo di Taki, che indossa il nastro che lei ha regalato a lui il giorno prima. E anche se lei stessa lo sta indossando, non lo nota finché non si scambiano di nuovo di corpo. E quando si scambiano di nuovo, lei lo nota ed è pure sorpresa. Come diamine fai a essere sorpresa? Glielo hai dato un attimo fa! Poi arriva la scena magnifica, quella che in top 10 scene romantiche negli anime continua a beccarsi il primo posto. Visto che si dimenticano continuamente l'uno dell'altra, decidono di scriversi i propri nomi sulle mani. Lui lo scrive a lei, lei non fa in tempo a scriverlo a lui. Ok, va bene, nessun problema, cioè sì, c'è un problema enorme, però vabbè, ok. Poi lei si guarda la mano e lui ha scritto «Ti amo»? Oh, ma che romanticismo! Che cazzo c'è di romantico? È un deficiente! Che cazzo significa scriverle «ti amo»? Non ha senso! Quella scena non ha senso! Taki non ha senso! Questo film non ha senso! Che cazzo di gesto romantico sarebbe questo? Non vi rivedrete per tutta la vostra vita perché lui è un cazzo di coglione! Ma lui è un ragazzo, è giovane e si fanno cose stupide a quell'età. Ma per favore, per tutto il film si è comportato da adulto e adesso improvvisamente diventa un coglione per fare la scena romantica del cazzo. Io penso che sia solo una scena del cazzo per far dire alla gente «Oh, ma che carino, ha scritto ti amo». E non ditemi che questo rende la scena drammatica, perché mi sa che con 500 persone che vengono schiacciate da una cometa lo era già. Poi, quando la cometa cade, scenografico, vederla cadere dallo spazio. Ma esistono le leggi della fisica e alcune sono molto semplici. La cometa sta cadendo, ok? C'è il sole.
Mi spiegate con quale magico potere dell'universo sopra le nuvole è giorno e sotto è notte? No, non esiste! Può essere che sotto le nuvole ci sia il sole e sopra la notte, ma vi assicuro che il sole prima tramonta sulle nuvole e poi tramonta dall'orizzonte. Non ha senso quella scena! Non ha minimamente senso! Che poi tutto il film è così bellissimo da vedere, ma vuoto. Come le emozioni, i personaggi piangono per stronzate per tutto il film e nessuno ha un minimo di disperazione per la morte? Lo spettatore prova più emozioni dei personaggi. Lo spettatore prova più emozioni dei personaggi. Come? Con i soliti escamotage, immagini forti e magari una bella canzone sotto. Non è che non funzioni. Ma se questo è fare un film per bene, allora non avete ben chiara la differenza fra un film che vi piace e un film fatto bene. Siamo tutti alla ricerca di qualcosa e Your Name parla di questo. Ah sì? Cioè, vi giuro che c'è chi ha detto questa frase. E Your Name questo non c'è. Affronta l'argomento? Sì, lo affronta. I due protagonisti si cercano a vicenda, ok. E poi? Quale messaggio manda? Non smettere mai di cercare? Oh beh, allora è profondo. Non è detto che l'importante sia il messaggio, a volte è il modo. Ah, il modo però non c'è. Non si sente altro che un continuo essere tristi perché manca qualcosa, ma non ricordo cosa. Che però non è approfondito. Cioè, ok, manca qualcosa. E quindi? Ah, poi lo trova. Ok, ma quindi? Allora Biancaneve parla di agricoltura perché c'è una mela? Non basta che l'argomento ci sia, bisogna parlarne. Prendete Principessa Mononoke. Parla di inquinamento e rapporto fra uomo e natura. Senza che appaia mai o venga nominato l'inquinamento. Ne parla mostrando un contrasto fra le abitazioni umane e la foresta, usando colori caldi ma soffocanti per l'uomo e freddi ma leggeri per la natura. Ne parla co con una trama che ruota intorno a personaggi che prendono posizione in uno scontro fra progresso e preservazione. La trama ha inizio per un animale offeso dall'uomo e ha fine a causa della lotta fra l'uomo e la natura, che è vinta dalla natura. Ne parla l'ambientazione, ovvero il Giappone della polvere da sparo e gli archibugi che cambiava completamente l'idea di caccia. Ne parla dando opinioni contrastanti, argomentando, sentiamo versioni diverse, giustificazioni. Anche se alla fine non viene data ragione a nessuno, il regista non ha dato uno spunto e basta, ma ha dato motivi, ragioni, sentimenti, emozioni, pareri, tesi, antitesi, argomentazioni e conseguenze. Ha affrontato ogni sfaccettatura del problema ed è arrivato a una conclusione di pensiero che dona un senso al film. E in Your Name non viene affrontato nessun argomento in questo modo. Eppure Frozen è riuscito ad affrontare questi argomenti. Com'è che Your Name dovrebbe essere più profondo se non ha saputo reggere e concludere la discussione che lui stesso ha iniziato? Poi c'è chi parla di quella sequenza del viaggio nel tempo come di una sequenza magnifica. Beh, per certi versi lo sarebbe se non fosse trattata male. Se non viene valorizzata, viene lasciata lì, dov'è, a caso, e non ha alcuna conclusione, sta lì, è bella, fine. Non viene usata, non torna mai più, non era mai apparsa prima. Inoltre ragiona per associazione di forme, ma non è che sia fra le migliori mai viste su questo tema e non è neanche la miglior fatta. È comunque fatta bene. Così come il cibo o certe ambientazioni che Makoto sa usare, ma non sfrutta. E questa cosa è davvero, davvero importante. Perché è importante? Ve lo spiego io ora. Immaginate che Makoto Shinkai facesse un tiramisù buonissimo e tutti lo acclamassero per il suo tiramisù. Così vi invita a cena. Può fare molte cose. Può ordinare una pizza e poi portare il tiramisù. Ma non lo fa perché preferisce una cena completa. Va bene, un tiramisù più buono di quello di un professionista magari non è degno di una pizza da asporto. Ci può stare. Potrebbe fare un primo molto casalingo seguito dal suo tiramisù. Certo, non è una cena da re, ma dignitosa. Ma Makoto decide di no. Piuttosto Makoto vi prepara una cena enorme. 5 portate di piatti, 2 contorni, 2 dolci. Sgobba tutto il giorno per preparare un'anatra all'arancia. Anche se lui non l'ha mai cucinata, non la sa cucinare, quindi cerca su internet.
apparecchia la tavola secondo le regole dell'alta nobiltà, si assicura che ci siano almeno 4 forchette per ogni piatto, tovaglie bianchissime che ha lavato a mano, calici di cristallo, acqua di fonte, impiattamenti perfetti, un sacco di soldi spesi, un sacco di lavoro a mano. Voi vi presentate a cena e vedete l'enorme lavoro minuzioso che Makoto ha fatto solo per voi. Ma, nonostante gli impiattamenti perfetti, nonostante le stoviglie pulitissime, nonostante l'acqua purissima, il cibo è buono. Non è uscito male. Ci sono un po' di errori, un paio di contorni un po' bruciacchiati, ma tutto sommato non è immangiabile. Anzi, la terza portata era quasi buona. Alla fine voi siete sazi? Prima del dolce. Avete mangiato bene, ma non benissimo. E per tutto il tempo avete aspettato il tiramisù. Non c'è più molto spazio per il dolce, ma un assaggino lo potete fare. E il tiramisù che vi porta è sì il piatto migliore, eccetera, di tutti quelli che Makoto vi ha presentato stasera, ma non è buono come suo solito. Makoto ha sprecato così tanto tempo e così tanti soldi a fare tutto il resto, a impegnarsi in cose che non sapeva fare per fare una buona impressione, che alla fine il motivo per cui eravate lì, ovvero il tiramisù, era fatto male. Se sei bravo in qualcosa, tratta quel qualcosa con dignità. Un film è come un buon pasto, non basta che sia buono o bello da vedere. Servono pause, portate, carboidrati e proteine. Serve che se sai fare una cosa bene, dalle spazio, contestualizzala in qualcosa di inerente che esalti quello in cui sei bravo. Se non sei molto bravo, ma ti impegni. Ok, il film magari farà schifo, ma ok. Ma se sei bravo e non ti impegni, cavolo, allora è grave. Sapete quanto tempo ci ha voluto per fare questo film? 2 anni. Se per caso qualcuno se lo chiedesse, sì, è pochissimo impiegarci solo 2 anni. Contate che la storia della principessa splendente ha 10 anni di lavoro e un'equipe di 200 persone. Come ha fatto Your Name ad essere pronto in 2 anni con meno di 200 persone a lavorarci? E Makoto Shinkai è il primo a dire che questo film è stato consegnato per l'insistenza della produzione che ha sborsato un sacco di soldi, e qui si spiega la qualità grafica, per avere un prodotto che vendesse. Ma Makoto Shinkai stesso ha detto che il film è incompleto, che è acerbo e aveva bisogno di essere lavorato molto di più. Ed è vero. Makoto Shinkai non è del tutto stupido, ma continua e continua e continua a riciclare le stesse 3 cose che piacciono a un pubblico inesperto. Mi piacerebbe vedere un film in cui si dà ciò che davvero serve, che davvero sa fare, ma non lo fa mai. Il Giappone è pieno di grandi registi, ognuno bravo in qualcosa, ma solo Makoto Shinkai continua a riciclare i suoi film ad alto budget con scarsa qualità. Mamoru Hosoda, ok? Non è bravo con le animazioni, ma è un genio dei caratteri, nelle dinamiche fra i personaggi, nel gestire le emozioni più complicate su più livelli. Fa dei film che si basano su di questo, su quelle emozioni. Takahata non è bravo con la fantasia, se la cava molto meglio con la realtà. E così, ai suoi tempi, faceva quasi solo film che parlassero di realtà. Hayao Miyazaki è un genio, basta, non c'è nulla da aggiungere. Makoto Shinkai, invece, continua a fare gli stessi errori e non migliorare mai. Ma porta poco rispetto verso se stesso e quindi verso il pubblico. È offensivo offrire un film contentino, molto ben impacchettato ma senza sostanza, e che osa puntare sulla morte di molte persone cercando di essere originale e basta. Your Name è peggio di Sharknado, perché Sharknado è nato come un film fatto male e basta. Aveva qualche possibilità di essere stato migliore? Forse sì, ma non sarebbe mai stato perfetto. Your Name, invece, aveva strada spianata e completa libertà per essere un film grandioso. Di certo non mancavano idee, non mancavano soldi né esperienza del regista. Your Name è solo dannatamente fatto male e quindi non ha scuse, tutto qui. E comunque, in questo momento ne stanno facendo un remake live action in America, lo sapete. Ho una sola cosa da dire al riguardo.